fare così, fammi un sorriso, sennò io non posso partire. No, no, io sono felice che vai. È solo che mi mancherai. Pure tu mi mancherai. Però facciamo così, mi vieni a trovare, pure con Anna Irene. Sai come sarebbe bello? Tutti insieme a vedere il Big Ben, il Buckingham Palace. Se mi permettete, vi volevo ricordare... Lo so, Salvatore, lo so. Tua sorella ci terrebbe tanto a fare la Venere al Paradiso, ma almeno è arrivata a Milano. Presto, anzi prestissimo. Come se fosse già qui, dottore. E me lo lasci dire, Tina è una ragazza fenomenale, di buona volontà e di bella presenza. Sarà una Venere strepitosa. Ti faccio vedere il resto, vieni qua. Allora... Bellissima! Per noi avevo pensato l'altra stanza, quella che state là. Sì. Mentre questa è la stanza per la piccola. Se per te va bene. Per Irene? Sì. È molto grande. È meglio così. Qua ci mettiamo la scrivania. Va bene, così può studiare per la scuola. E di qua invece è l'angolo dove può giocare con le bambole. Irene ha sempre dormito con me o con mia mamma, magari in questa stanza. E continuerò a dormire con te, amore mio. Se ha bisogno, se fa brutti sogni. Io prometto che ti scriverò ogni giorno. E alla fine di ogni lettera ci metterò la mia firma. Io non riuscivo a dirtelo in un altro modo, quindi ho usato questo. Spero di non essere arrivato troppo tardi. Meglio tardi che mai. Ladies and gentlemen, Emanuele Caserio e sua mamma Wanda. Benvenuti. Prego, buon pomeriggio. Piano piano, andiamo piano piano. Sono tesissimo, lei è tesissima. No, sono tutti i miei amici, Serena, mamma, Massimo. Vale, conosco tutti. Samuel, Jessica, Pino. Benvenuta signora, ma come tesa? Sì, possiamo fare una cosa? Vogliamo farci un respiro, mamma, perché io sto svenendo, non so. Dai. Mamma, 3, 2, 1. Via. Ok. Okay. Vai, va. Ma lui fa così pure a casa? Sì, sì, sì. È lui, non recita. Ma si vede, guarda come quanto le vuoi bene la mamma. Hai uno sguardo proprio di una tenerezza assoluta. Sì, mi fa strano. Che ci fai qua? Non lo so. Ero di passaggio. Esatto, lui ha 31 anni, lei pure è giovanissima. Giovanissima, sembrate fratello e sorella. Insomma, quasi ci la sono fidanzata un po' di anni. Potrebbe essere. È terrorizzata. No. Aveva il terrore, stava qua dietro, ha detto mi dai la mano? Sì, mamma, ti do la mano. Ma anche tu, Emanuele, ma anche io, te l'ho detto. Però lui è gelato, io no, È vero, sono gelato. Sei tutto rosso, sei diventato, sì, Emanuele. Allora, quella storia di Emanuele, che non abbiamo mai raccontato fino in fondo, è una storia molto bella, perché è la storia di un ragazzo che non si è mai arreso di fronte alla sua passione. Sì. Che era fare l'attore. Ed è la storia di una mamma che l'ha sempre sostenuto, sempre? Assolutamente, sempre. Perché? Perché era il suo sogno sin da piccolo e noi comunque l'abbiamo sempre sostenuto in ogni cosa, giusta o sbagliata, ma sbagli non ne ha fatti molti, non ne ha fatti. Perché volevi fare l'attore? Perché come tanti bimbi timidi era la tua possibilità di esprimerti? Bravissima, era proprio un modo secondo me per esorcizzare quella che era la mia timidezza, le mie paure. Vestirmi da qualcos'altro mi rendeva un po' più forte, no? Poi piano piano, diciamo, anche attraverso la psicoterapia, eccetera, ho trovato un po' più la mia forza, la mia struttura. E devo dire che ho anche due grandi genitori che mi hanno aiutato tanto, che mi hanno insegnato che le difficoltà si affrontano. Si affrontano tutte. Ma lui è stato un grande... Sappiamo anche... Un grande uomo sin da piccolo. Sappiamo anche quale ferita c'è nella vostra famiglia, poi ne parliamo. E però voglio che tu mi racconti quando, dopo il centro sperimentale di cinematografia, per cui abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo studiato, abbiamo diploma, fatto tutto, preso. E ti prendono per il commissario Rex, sì, giusto? Sì. E quindi tu torni a casa e vai da mamma Wanda. E cosa dici? Ero contentissimo perché sono stato preso come protagonista di puntata. Quindi ho detto, mamma, è fatta, ormai vado sul Rai 1. Su Rai 2, non ricordo, ho detto mi vedrà tutta Italia, felicissimo, protagonista, quindi un grande spazio all'interno della puntata, no? E noi subito abbiamo comprato il televisore nuovo, sì. Pure che volevamo vederlo in grande. Loro hanno comprato un televisore enorme, sì. E hanno detto così lo vediamo bello grosso. Dobbiamo vedere, no? Più grande. Che è successo? Che vado sul set. Sì, aspettavamo. E mi fanno la prova costume di questa puntata. Hanno detto ma... Ero il protagonista, si girava all'interno di un centro commerciale, io ero un delinquente, quindi ho detto faccio vedere pure un aspetto un po' più sporco di me. Ti piaceva questa cosa? Beh, dove sì, si una girava? Cosa diversa. All'Eur,
a Roma. Roma 2, al centro commerciale, sì. E niente, che succede? Il mio vestito, il mio costume era una maschera da pagliaccio. No. Come una maschera? Sì, e in tutta la puntata, quindi io avevo questa maschera da pagliaccio. Ero un ladro. E mi si vede solo alla fine quando muoio. E... Ma un attimo, cioè un televisore nuovo. Vabbè, ora non sottolineiamo che era un attimo, mamma. Lo rivediamo insieme, ecco, sì. 2014, così valutiamo. If I see problems, I look in your eyes. Non fiatare, stasera te ne torni a casa, dobbiamo salire agli uffici. Per favore, non c'è niente da rubare. Sei tu il direttore? Sì, sono io, ma... La cassaforte. La cassaforte è vuota, non ci mettiamo mai niente. Niente soldi, eh? Prendi tutto, ma non mi sparare. Ti prego. Non ti sparo, tranquillo. Proprio... Beh, sì, grande parte, no, mamma? Finish. Il bello è che mia mamma quel giorno non mi ha aiutato, nel senso, quando ha visto la puntata mi fa: Emanuele, ma non c'eri? E ho fatto: mamma, sì, però ero il protagonista, nel senso, tutto girava intorno a questo Manuel che ero io. Poi la voce era la tua, comunque. La voce era mia, poteva essere pure doppiato, nel senso, veramente c'era una maschera davanti, non mi si riconosceva. Cioè. Che hai provato, mamma, a vedermi con la faccia da... Un attimo, pure morto. Vabbè, ecco, carina mamma. Comunque la storia del cinema è piena. Ti ricordi che Kevin Costner nel Grande Freddo gira tutta una parte e l'unico momento in cui si vede all'incipit lui che si è suicidato e si vede da sotto i polsi tagliati. Tappa. Che sia di buon auspicio, dai. Che è di buon auspicio. Sì, speriamo bene. A vederlo prima l'avrei visto sotto un altro punto di vista questo film. Ma tu gliel'hai detto? Non l'avresti comprato nemmeno il televisore. Ma guarda, tu gliel'hai avvisato la mamma, dice: guarda, io sto per la... Ah, non l'ha avvisata? No. Oddio, no. Però questo è crudele. Ma perché sapeva che avevano già comprato il televisore. Ho detto, mo... Vabbè, però poi è servito questo televisore, perché adesso... Sì, ora non si perde una puntata del Paradiso. Appunto. Poi cosa succede? Che tu vinci anche un premio, perché vinci, cosa vinci? Sì, al Festival di Venezia vinco Giovane Rivelazione con il premio Kineo. Con in un film interpretato con Sabrina Ferilli, per cui tu dici: vabbè, mi hanno premiato pure a Venezia. È fatta. E poi salutiamo Sabrina, che ciao, quale vediamo tanto, ciao, bene, Sabrina. Pure lei ti vuole bene, sappi. È deliziosa. Ciao. Viva Sabrina Ferilli sempre. Che è successo? Che prendo questo premio, quindi dico: mamma, finalmente, dai, piano piano, credo di avercela fatta, perché dopo un premio pensi, inizia la tua carriera. Purtroppo per 2 anni io non ho più fatto né provini, non ho più lavorato. Torna a casa e dice: mamma, io ho deciso. Cosa hai deciso? Vado a Londra. Volevo andare a fare il lavapiatti a Londra, volevo smettere, perché avevo preso il diploma, avevo preso il premio, avevo iniziato a fare delle cose, ho detto: mamma, smetto. Ma è che va in parole lingue, ho capito, ma dopo quello che hai fatto adesso vuoi andare a Roma, a Londra. Però mai E tu come l'hai sostenuto, Emanuele, in quel momento brutto? In tutto. Decidi tu. Noi siamo con te, qualsiasi cosa vuoi fare, siamo con te, anche perché lui è stato un grande. Nei momenti nostri, di nostra difficoltà, ci ha sostenuto lui a noi, insomma, ha fatto lui il genitore. Immaginare a quello a cui si sta riferendo, perché è successo l'altro giorno, ne abbiamo parlato anche qui in diretta, però Emanuele ce l'aveva già raccontato, perché quando Emanuele aveva solo 16 anni, voi siete 3 in famiglia, Jessica, Emanuel e c'era anche Edoardo, che aveva all'epoca 10 anni. Sì. E a un certo punto Edoardo viene diagnosticato un tumore. Sì, Wins. E lì immagino che Emanuel si è fatto... che aveva solo 16 anni. Si è preso cura della sorella, perché io... Papà era in officina, poi la sera... E veniva a Roma e lui ha accudito la sorella, la portava a scuola, andava a riprendere, la portava in piscina, credo, non mi ricordo. Sì, ovunque, faceva un po' da mangiare. Faceva tutto, preparava la cena per papà e sosteneva me al telefono.
Perché voi dove eravate? A Roma, all'ospedale oppure all'associazione Peter Pan, dove eravamo ospitati, sì sì. E come la sostenevi la mamma? Mamma... A volte mi sosteneva, mamma dai ce la facciamo, non ti preoccupare. E subito dopo invece mi ha affrontato a duro, muso duro. Proprio a un certo punto sgrulla. Ho visto proprio che stava cadendo, sì. Stava andando sempre più giù. Ha alzato la voce, mi ha tirato su dal divano e ha detto se non contiamo niente, ciao, ce ne andiamo pure noi. E questo però è successo dopo la morte di Edoardo, sì, nel senso stava andando in forte depressione. E io avevo due soluzioni, o cavalcare quest'onda di tristezza che in realtà avevo anche io, però sì, soffocavo, o dire mamma, purtroppo la vita va avanti, ci siamo anche io e Jessica, sì, e anche se c'era Edoardo e adesso non c'è più, trova la forza per andare avanti, nonostante mi sentivo un po' in colpa, perché comunque il dolore della perdita di un fratello non sarà mai vicino a quello della perdita di un figlio. Però devo dire che mia madre è stata una grandissima donna. Ti perché... Ti sentivi in colpa perché? Mi sentivo in colpa perché era come toccare un po' il suo dolore, nel senso era dare un giudizio a questa forza che non riusciva ad avere. Ma lei come mio padre. Mio padre aveva una voce registrata di mio fratello sul cellulare, sì, che la metteva ogni sera. Aveva questa vocina che sentiva in camera da letto di Edoardo che parlava. Sì. E a un certo punto Emanuele ti ha ricordato che tu dovevi essere forte per loro e penso, sì, che invece questo principio di realtà ti ha ridato una ragione di vita. Me lo ha fatto capire in malo modo, che io lì per lì ho anche chiamato il padre e gli ho detto papà, io così mamma non la voglio più vedere, quindi che devo fare? Io ho fatto questo e mi sono rialzata. Ma anche perché era un momento veramente in cui, hai visto quei momenti in cui arriva tutto, papà aveva perso il lavoro, aveva chiuso la carrozzeria, mamma stava in forte depressione, si può, sì, dire. Vabbè, ma avevo perso più che mio fratello, motivato, ovviamente. Io non lavoravo, io era tutto nero. L'unico modo era prendersi a schiaffi e svegliarsi in qualche modo per galleggiare, se no andavamo... Quanti anni avevi? 19. Era l'unica. La tua adolescenza dove è andata? L'ho un po' persa quella, ma in realtà sono sempre stato un bambino un po' troppo timido, pauroso, fragile, non fragile, ho mai vissuto. Fragile, sì, sì, fragile, molto fragile. È andata, la sto ritrovando ora, nel senso ad oggi mi sento molto più bambino di prima. Come dico io, non è mai troppo tardi, non per è mai troppo un'infanzia tardi. Felice. E poi penso che Edoardo da lassù lo guarda e sarà orgogliosissimo, no? Assolutamente sì. Anche perché quando era piccolo recitava con lui, lui spesso e volentieri aveva dei copioni, Emanuele, Edoardo faccio questo, faccio quello, lui... Cioè utilizzavi il tuo fratellino, sì, più piccolo, sì, per farti da spalla? Sì, perché stava, sì, dormiva nel lettino accanto a me, sì, quindi lui mi raccontava delle sue fidanzatine. Io... Era un po' attore anche Edoardo. Era un po' attore, era, sì, bravo, sì, 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 sì. Bel caratterino, sì, era... Sì, prendeva in giro le sue amiche. Bello come il sole. Ne parlate di Edoardo? Riuscite a parlarne? Adesso sì. Adesso sì. Tasto un po' dolente questo, nel senso io ho visto che all'inizio mamma e papà ne parlavano molto di più. Ma loro scappavano? E io e Jessica scappavamo. Perché il dolore era troppo forte o perché... Mi sentivo soffocare. Vabbè, normale. Era mettermi di fronte a un mostro che io purtroppo non, in quel momento non volevo vedere. Ma tutt'oggi faccio difficoltà. No, no, adesso è cambiato tantissimo. Adesso ne parla. Sono passati quanti anni? 16. E tu, sì, hai contato tutto, tutti uno per uno. Sì. Non si può dimenticare questa... C'è sempre, c'è sempre. Anche se ricordo molto poco degli anni che ha vissuto con noi. Ricordo gli ultimi, l'ultimo, diciamo. Quello più doloroso. Sì. Sì, perché è un male che l'ha portato proprio a trasformarsi. Sì. Nel senso, non era più Edoardo. Cos'era, un tumore al rene? Cos'era? Sì, era, sì, iniziato dal rene, poi le ossa, poi tutto il corpo e poi non era più lui. Però voi oggi siete qui, ci volete anche raccontare che l'amore riesce a rinsaldare i legami, riesce in modi magari anche
uno non si aspetta, perché poi tu probabilmente quando lui ti ha scosso però hai capito che era una richiesta di amore. Assolutamente sì. E tu hai capito che dovevi rispondergli, perché lui e Jessica erano comunque tuoi figli. E poi c'è stato sul lavoro quest'altra cosa molto che tu ci avevi già raccontato, molto divertente, che lui a un certo punto Emanuele non trovava più lavoro, però si fa assumere come, no, non era volontario, no, era quello che dava le battute. Ah sì, come spalla, aiutavo gli altri a fare il provino per entrare al paradiso delle signore, e poi un giorno finalmente ho fatto io il provino, però per quasi però un anno. Questo cosa vuol dire? Che un ragazzo così provato dalla vita. Certo. Così, con tante difficoltà, up and down, perché poi sai, dice, non hai mai avuto successo, ma se tu hai vinto a Venezia e poi dopo non ti chiudono le porte, diciamo, un po' ci rimani male. Sì. Ecco. No, ho vissuto dei momenti veramente brutti. Però non ti sei mai arreso e oggi con la mamma ci volete cantare una canzone pure. Sì. Vieni, dai. Andiamo. Andiamo insieme. Che carini che siete, sì, andiamo insieme, vieni. Tanto. Sai che cosa ti canto, mamma? Ma viene pure Jessica, no. L'altra, dai, Jessica. La sorellina acquisita. Sì, serve. Mamma Jessica. Adesso lo dobbiamo sistemare io lo voglio vedere fidanzato. Dobbiamo vedere accompagnato questo Facciamo ragazzo. Ma ci penso io, se mi dai il permesso, mamma. Come ci no, penso per io. Permesso, mamma. Tanto qui viene e quindi... Vado di là. Non so, ma canta pure mamma o canti solo tu? No. Mamma, no, vuoi venire qua? No, vuoi stare vicino a Serena? No, allora stai vicino a Manuel, dai, andiamo. Permettiti, vai Antonio. A tuo agio, ci sta ascoltando anche Paolo Vallesi. Ah, ecco. Anche quando ci buttiamo via, per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa il posto è più invivibile, e piange non lo sai che cosa vuoi, credi. C'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile. È più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via d'uscita. C'è. Quando toccherai il fondo con le dita, amore mio, prima o poi la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via d'uscita, c'è. Grazie. Emanuele Caserio, la mamma Wanda. Grazie. Oh, buon vento, un altro bel sogno praticamente. Cosa? Che ha cantato, che mi piace tanto quando canta. E no, canta più spesso per la mamma. Grazie Serena, grazie a tutti.